Ringraziamo il Signore, ringraziamo la Santissima Trinità che ci vuole donare di pregare sempre meglio, sempre meglio. Preghiamo in questi giorni anche perché non siano approvati questi matrimoni gay, queste adozioni alle coppie gay. Preghiamo intensamente. Ricordiamoci che Dio è infinitamente onnipotente. Dio è infinitamente grande e non vuole queste perversioni. Dio è infinitamente grande e non vuole queste perversioni. Quindi preghiamo con grande fiducia perché queste persone non sono contro pensieri, contro idee, non sono contro persone, sono contro Dio. Queste affermazioni sono contro la legge di Dio, contro la legge di Dio, cari fratelli. Quindi dobbiamo pregare decisamente perché Dio intervenga con potenza grande. Dobbiamo pregare con veramente con fede perché Dio vuole intervenire, ma aspetta la nostra risposta, la nostra chiamata. Aspetta la nostra preghiera, il nostro impegno per intervenire con potenza, per convertire, per impedire il male. Dobbiamo pregare con potenza, cari fratelli, perché Dio è con noi, Dio è infinitamente onnipotente, cari fratelli. È con noi per il bene, per la santità, per la vita eterna, cari fratelli, per il bene anche di queste stesse coppie che sono oscurate, cari fratelli, che vogliono vivere appunto una relazione omosessuale che è contro la legge santa di Dio. Dobbiamo dirlo con chiarezza, non è possibile, non sono possibili queste relazioni, non sono possibili queste azioni peccaminose, sono contro la volontà di Dio, queste servono per la dannazione eterna, cari fratelli. Servono per la dannazione eterna e lo dobbiamo capire e dobbiamo pregare intensamente perché il Signore veramente intervenga. Il Signore è contro l'omosessualità praticata, è contro tutte queste perversioni. Il Signore ha fatto la famiglia naturale per accogliere i bambini adottivi. Dobbiamo aprirci all'accoglienza di questi bambini, ma non aprire a che appunto famiglie gay, coppie gay che non sono neanche famiglie, appunto accettino e possano fare queste adozioni. Cari fratelli, siamo più forti perché siamo con Dio, siamo con la verità, addirittura c'è proprio, è la chiarezza assoluta anche dal punto di vista naturale, soltanto da una famiglia, come si dice, naturale, esce, ecco, viene procreato, no? Soltanto attraverso una famiglia si può generare un figlio. E allora, cari fratelli, dobbiamo pregare con fiducia a Dio infinitamente onnipotente. Rendiamoci conto che tutte queste forze che lavorano per queste perversioni sono un nulla di fronte a Dio. Se Dio interviene si cancella tutto, tutte queste proposte, tutte queste, e non soltanto da noi, dobbiamo pregare intensamente. L'Italia è una specie di frontiera, l'Italia è un luogo nel quale, come vedete, ha tanta difficoltà a passare la legge a favore dei matrimoni gay, perché c'è una forte cultura cattolica, quindi se loro riusciranno a vincere in Italia se ne faranno molto forti. Noi invece in Italia dobbiamo trionfare, deve trionfare la verità di Cristo, cari fratelli, deve trionfare la vera morale santa, morale santa. La Chiesa Cattolica presenta una morale santa, fondata, giustificata. Noi diciamo che ci sono delle indicazioni che presenta il Signore, ecco, che sono, ecco, immutabili. La morale cattolica nei punti fondamentali è assolutamente immutabile, e questo è uno dei punti fondamentali, è proprio questo rapporto, l'unione tra due persone umane
che Dio vuole, il rapporto di unione intima è quello tra uomo e donna, nel matrimonio santo. Questo è il punto, cari fratelli. Questa è l'unione che Dio ammette, non queste perversioni che sono precisamente non soltanto peccati gravi, ma sono peccati gravi contro natura. Hanno una perversione particolarissima, cari fratelli, una perversione particolarissima. Quindi possiamo vedere proprio come in questa situazione, ecco, proprio si va contro radicalmente la legge di Dio. C'è una perversione radicale. Addirittura si vuole cambiare in certo modo il concetto di famiglia. No, dobbiamo essere radicali e forti, cari fratelli. No, assolutamente no. Preghiamo forte, ma anche agiremo con forza perché tutte queste cose siano cancellate dal nostro suolo italiano. Signore ci vuole mettere le mani, Dio Onnipotente, non pensate che il Signore stia dormendo. Il Signore sta aspettando la risposta decisa dei cattolici italiani. La potenza della preghiera, quando noi preghiamo, cari fratelli, è Cristo che prega in noi. Dio agisce attraverso la nostra preghiera perché Cristo prega in noi. Quindi dobbiamo pregare forte perché la verità di Cristo si manifesti, perché questa gente che vuole attaccare la verità di Dio sia, ecco, sconfitta, perché questa gente appunto la smetta di attaccare la famiglia santa di Dio, perché questa gente la smetta di opporsi alla santa legge di Dio. E dobbiamo essere pronti a prendere la croce. Questa gente tante volte, avete visto, in alcuni casi ci attaccano con violenza eccetera. No, noi prenderemo la croce. La croce è la vittoria, come dice il breve di Sant'Antonio. Ecco la croce di Cristo, fuggite potenze nemiche. Vedete, dietro a me c'è proprio la croce a simboleggiare questo. Ecco la croce di Cristo, fuggite potenze nemiche, quelli che si vogliono appunto fare nemici di Dio. Vedete, dietro a me c'è l'immagine di San Michele Arcangelo. Saranno sconfitti. Il Signore vince contro Satana e contro tutti quelli che lo seguono opponendosi alla legge santa di Dio, cari fratelli. Il Signore trionfa e la Madonna intercederà per noi, ma dobbiamo pregare con forza. Quindi vi invito a pregare, partecipare alla Santa Messa, fare pellegrinaggi, pregare il Santo Rosario, partecipare all'adorazione eucaristica, fare celebrare con fede la liturgia delle ore. Cari fratelli, insistete, pregate con forza in questi tempi. È necessario pregare, è necessario affidarsi a Dio. Dio è infinitamente onnipotente, lo ripeto, di fronte a Lui questa gente che si vuole opporre alla sua legge è zero. Noi siamo molto più potenti di tutta l'umanità intera, perché noi abbiamo Dio dalla nostra parte, cari fratelli. Noi non facciamo valere le nostre idee, facciamo valere le idee, la volontà di Dio, che Cristo Signore ci ha manifestato con chiarezza e la Chiesa ci ripete con chiarezza. Quindi forza, cari fratelli, forza, decisi, non vi lasciate scoraggiare, combattete santamente, santamente. Quindi pregate, quindi fate quello che bisogna fare per il bene, per il bene. Noi non siamo terroristi, noi non vogliamo il terrore, vogliamo appunto il bene, vogliamo appunto che, ecco, la verità di Cristo trionfi. Gesù ci ha insegnato come lottare, camminare nella via della verità, farsi valere con, ecco, gli strumenti di bene, pregare, fare penitenza, cari fratelli, facciamola in questo tempo, perché l'Italia deve essere una frontiera nella quale appunto viene sconfitta questa ideologia gender, queste perversioni, perché l'Italia deve segnare la vittoria di Dio, cari fratelli, decisa vittoria di Dio in Europa, in una grande nazione europea, e poi deve segnare l'avanzamento, cari fratelli, l'avanzamento della potenza di Dio, della verità di Dio in questa Europa che in tanti casi è diventata atea, è diventata opposta alle sue radici cristiane. Ma noi dobbiamo prendere, noi con la forza di Dio, ricordatevi, siamo invincibili, perché Dio è invincibile, cari fratelli. Tutta questa situazione è una prova permessa da Dio, rendiamocene conto. Dio sta permettendo questo perché siamo diventati noi deboli. Allora prendiamo forza, dobbiamo pregare intensamente, dobbiamo essere decisi, forti, perché appunto attraverso di noi Cristo trionfi, la Trinità trionfi, cari fratelli. Dio vuole vincere, Dio è il vincitore, ma vuole
appunto vincere attraverso di noi, attraverso di noi. Ecco, allora ringraziamo la Santissima Trinità che vuole agire con potenza nella nostra vita. E proprio per questo, ecco, ringraziamo la Trinità che ci vuole far pregare sempre meglio.